immersivo, in cui esiste un'economia parallela, in cui c'è una vita sociale parallela, in cui si lavora là dentro, ma soprattutto ha certe caratteristiche. È un mondo completamente decentralizzato, aperto, open source, cioè source, cioè dentro si vede che cosa c'è, e non è di proprietà di nessuno. Simile a quello che oggi è diventata un po' internet, inteso come la rete, il protocollo TCP/IP, cioè quello che fa, connette le cose, è open source, è aperto, si può guardare dentro come funziona, è di tutti, no? Chiunque ne può far parte, entrare, ma in realtà non possiedi e non sei proprietario di internet, e nessuno soprattutto può creare la propria internet, al massimo gli cambia nome, la fa interna all'azienda, si chiama intranet, ok? Perfetto. Quindi andiamo da lui a dirgli: scusami, ma sta storia dei metaversi, scusa, è solo perché qua tutti fanno, vendono i metaversi alle persone, alle aziende, ma è possibile? Lui fa no, 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 di metaversi ce ne può essere uno solo, ovviamente, ed è un po' come internet, no? È quello che vi ho appena detto.